Vediamo un po', allora Giovanni, c'è una sorpresa, tra le tante, tantissime lettere, messaggi che ci sono arrivati per te, noi abbiamo voluto selezionarne alcuni, 5 fortunate fortunati, che Sì. potranno intervenire in diretta. Abbiamo per caso Manuela in linea? Ciao Sì, pronto, buonanotte, sono Manuela, qua. ti sei... Ho già sentito adesso la risposta a una mia domanda molto esauriente, Ti è grazie passata Giovanni. l'emozione? Sì, pronto. Ciao Manuela, mi senti? Ciao, sì, ti sento, Ciao. grazie, è un Come piacere stai? parlarti. Ecco, facci la Piacere tua mio. domanda allora. Sì, certo, io siccome vado sempre in internet e non nascondo che ci vado a cercare notizie di Giovanni perché lo adoro, quindi ho letto in internet che ha partecipato ad una trasmissione che se non ricordo bene sulla Rai si chiama Cuore di Mamma, mi sembra. Certo. Ecco, volevo sapere se poteva darci qualche anticipazione, così Prova a capiamo un po' convincerlo il tu, retroscena perché a anche. me ha detto che non poteva darmi anticipazioni, ma forse tu lo Vabbè, ma convinci. qualcosa magari a noi qualche Guarda, danno. in realtà questa mattina quando mi ha comunicato Flavia che probabilmente ci sarebbe potuta essere questa domanda, ho chiesto come è giusto che fosse la possibilità di parlarne alla redazione, alla produzione di Cuore di Mamma. E mi è A noi stata ci fa anche molto piacere. Concessa la liberatoria. Ho partecipato con successo a quest'altra esperienza. Questa era la puntata. Dettagli, Certo, dettagli. adesso ne parlo, adesso ne Racconta, parliamo, racconta. ecco. È la puntata zero dimostrativa, tra virgolette, perché verrà fatta tra persone sconosciute. Di Sì. questo nuovo programma Cuore di Mamma. La prima puntata veniva fatta con i VIP, tra virgolette, e c'eravamo io, Marco Mazzanti del GF9 e Guillaume della Fattoria, il modello, non so, sì, Wow! wow, sì. Cioè, Tra l'altro, giù buttali via, certo. sai! E noi non avevamo, dovevamo confrontarci, cioè il gioco è questo. Non si parla con le figlie, ma si parla con le mamme, quindi tre corteggiatori per tre mamme. Vero, è Per per tre questo mamme. E le anche che ti figlie, hanno le scelto, figlie. perché Come? è per questo anche che ti hanno scelto, perché uno che ama la mamma come te, cioè io non l'ho mai visto, quindi. Certo, sicuramente poi ci sono dei giochi simpatici, si parla di argomenti di cultura generale, si fa un dibattito, è un talk molto simpatico, reso, molto frizzante. È accattivante, è molto piacevole da Amadeus, che è una persona straordinaria, proprio sotto il profilo umano. Non ho visto mai una persona che viene a salutarti, uno come lui, che potrebbe anche evitare, viene a salutarti nel camerino ognuno di noi a chiedere come stiamo. Ci ha chiesto, ci ha detto che ci avrebbe dato una mano di aiutarlo, cioè di un'umiltà unica. Io sono rimasto esterrefatto e questo si vede, questo dà la Che percezione di quanta. professionisti veri, Sì, Giovanni. di quanto è grande, perché poi quelle persone che si danno delle arie sono sempre le persone più insicure, no? E questo è palese. Quindi c'era questo talk, via via le mamme eliminano uno dei pretendenti alle proprie figlie, quindi poi è stato eliminato, vabbè, non mi posso Non dire, possiamo non posso dirtelo, dire, non via puoi via le dire mamme eliminano tutto. uno dei Però ragazze, pretendenti. immaginate, insomma, Sino a quando ne rimane uno e passa la palla, il coltello alla parte del manico passa alla pretendente. al corteggiatore che decide qual è la mamma che vuole scegliere, che rispecchia più la figlia che lui gradirebbe avere al suo fianco. Quindi si eliminano poi le mamme, ne rimane solo una. In quel momento tu conosci la figlia di questa mamma. E ci fa una chiacchierata. In realtà dovresti andare a cena e la puntata si chiude così. Il giorno dopo ricomincia questa puntata, si fanno vedere l'esterna, tra virgolette, Di quest'esterna, questo qualche primo momento di incontro? questo primo incontro, e poi lì si chiede alla ragazza se è scoccata, se vuole dare l'altra metà del cuore al corteggiatore. E viceversa, il corteggiatore dirà se vuole, È se è stato stato colpito. colpito o meno. E si conclude il programma.
E quando va? Allora adesso diamo. Andrà in onda. Quando andrà in onda? Andrà in onda. Vabbè, andrà in onda tutta la settimana, ci sono 140 puntate, quindi per un anno e mezzo andrà in onda. Però questa inizierà prima, lunedì 1 marzo alle 17. Lunedì 1 marzo alle 17 su Rai. Su Rai 2. Perfetto, segnatevelo. Lunedì 1 marzo 17 Rai 2. Rai 2. Io ti saluto, buona giornata. Ciao, grazie. Grazie di tutto, grazie Giovanni. Ciao, 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 ciao. Ciao. Bene, bene, altra domanda. Sentivo la voce molto emozionata, devo dire. Sì. Allora, vediamo. Deborah ti chiede: tra le varie attività che hai, cioè da personal trainer a fare le serate in discoteca, fare la televisione e tutto quanto, qual è quella che svolgi con più passione? Cioè, se dovessi scegliere, se domani ti dicessero ne puoi fare solo una, cosa vorrebbe fare Giovanni? Beh, sicuramente l'impegno sportivo finalizzato al sociale è quello che mi riempie di più il cuore, l'anima e mi dà più soddisfazione, perché anch'io personalmente, ecco, questo qua è un aspetto che non ho, di cui non ho parlato lungamente sui giornali, ma che ci terrei a sottolineare. Io sono il presidente ora di un progetto con la provincia di Lecce, di questo ringrazio sempre il presidente Gabellone, l'assessore allo sport Massimo Como e l'assessore alle pari opportunità Filomena Dantini, l'assessore alla cultura Rucco, che mi stanno dando questa possibilità di fare questo progetto sportivo finalizzato al sociale, dove si parlerà di educazione, di formazione e di integrazione. Personalmente vado nei campi rom io a prendere questi ragazzi che vivono in delle condizioni disumane, definisco disumane, vado con la mia macchina, vedo ogni volta che io vado, ogni giorno, entusiasmo a mille quando mi vedono, mi accerchiano la macchina, mi chiedono gli autografi, mi chiedono se possono, cioè, qualcosa che comunque a pelle gli trasmettono le cose importanti, e le persone che con poco le conquisti, te ne rendi proprio conto, e che non hanno nulla. Non hanno nulla, ma sanno dare tanto. Cioè, loro secondo me, se tu riesci, e anche secondo me il modo come ci poniamo, loro se ti vedono sulle tue distanze da loro prendono le distanze, se ti vedono accomodante, disponibile, loro sono i primi che non farebbero mai nulla per rompere quell'idillio, per distruggere quell'idillio. Io li vado a prendere, li accompagno al campo, si allenano, eccetera, li accompagno al campo. E rom. I rapporti con gli altri ragazzi? I rapporti con gli altri ragazzi, devo dire che all'inizio erano freddi. Gli altri ragazzi non li avevano accolti, la comunità locale non li aveva accolti benissimo. Poi hanno imparato a capire che sono dei ragazzi che hanno vinto il pregiudizio, perché è inutile nasconderci dietro un dito, esiste il pregiudizio, e che loro sono riusciti a superare anche attraverso il mio aiuto, perché io tratto tutti nella stessa maniera, tendo a ribadire sempre, cerco di ribadire sempre che per me sono tutti uguali a quell'interno, sia come, perché hanno tutti la stessa età, e quindi per me allenare un ragazzo di un'etnia piuttosto che di un'altra per me è la stessa cosa, e che tra di loro devono essere uniti perché l'unione fa la forza. Questo qua ha cementato molto di più il gruppo, tanto che abbiamo dei risultati importanti, siamo in primo in classifica, però il risultato del primo in classifica per me non è tanto il risultato del campo, vuol dire che hanno fatto squadra. Certo, che hanno fatto squadra e si sono integrati, per me questa è la soddisfazione più importante, al di là se poi vincono la partita o meno, perché per vincere una partita di calcio, ma può essere anche una partita, ma così vincono di qualsiasi, nella vita. Questi sono bisogna... i ragazzi che domani saranno gli adulti. Certo. La mia paura è cosa ne sarà di questi ragazzi quando finiranno quel percorso sportivo con me, perché poi arriveranno ad un'età dove io non posso seguirli tutti. Certo. E purtroppo è una mia grande preoccupazione, che non so come affrontare, che devo dire molte notti non mi fa dormire, perché a me piacerebbe dare un futuro a questi ragazzi che probabilmente, detto fuori dai denti, a livello sportivo, a livello calcistico, probabilmente non hanno un grosso futuro. Beh, però magari, visto questo tuo impegno, però, visto anche il rapporto che hai con le istituzioni, certo, il prossimo passo potrebbe essere quello di creare qualcosa dove però siano le istituzioni ad aiutarti, purtroppo, non può fare tutto Giovanni come sanno. Purtroppo le istituzioni molto spesso si cullano, la burocrazia è lenta, io mi trovo davvero a volte a combattere dei colossi, cioè sembra che mettere un pulmino, per esempio, per prendere questi ragazzi e accompagnarli al campo e al campo d'allenamento e riportarli indietro, eccetera, sia chissà quale tragedia. È una tragedia, ha dei costi, dice, enormi, che non possiamo sostenere. Purtroppo
io faccio di tutto, io faccio il massimo, esatto, per quello che posso quello fare. Che puoi dopodiché fare lo stai alzo facendo le mani e non so cosa fare di più, insomma. E già è tanto quello che fai.